l'inaugurazione? Con l'idea dell'inaugurazione ci siamo sentiti e lui che si è proprio di disco, peraltro. Saluti e bentrovati qui dal Museo Correale di Sorrento. Vi porgiamo e vi presentiamo la mostra dedicata a Teodoro Duclair. Il Teodoro Duclair che conoscevamo prima di questa mostra è quello che abbiamo nel salone in fondo, che adesso andiamo a vedere per gli approcci conoscitivi, e poi ritorniamo sui disegni. Prego, seguitemi. Intanto diciamo con grande scaltrezza e un briciolo di cinismo che con questa mostra e con l'altra dedicata a Maxim Gorky, il Museo Correale con una sola botta coglie due fucitole alla maniera antica della dizione comune. E in più alle nostre spalle stanno sfilando le vetrine dei ventagli recentissimamente inaugurata, quindi cresce e si produce cultura, è uno dei luoghi in cui si produce tanta cultura. Il Teodoro Duclair che conoscevamo prima è racchiuso in questo salone dedicato alla scuola di Posillipo, quella napoletana degli inizi dell'Ottocento, in cui una serie di intrecci, pur leggendo dei nomi stranieri come Teodoro Duclair, Anton Michelson, sono delle persone che parlavano correttamente e correntemente il napoletano. Non ci lasciamo impressionare da queste nomenclature. Teodoro Duclair nasce in Francia e arriva a Napoli. Nell'arco della sua vita sposerà docenti della Reale Accademia dedicata e altri ancora relativi a zone della campagna. Ci siamo permessi proprio nella giornata di ieri di invitare il
professor Gargano del Centro Studi Amalfitano, proprio perché sono ritagliati alcuni disegni che raffigurano paesaggi della costiera amalfitana. C'era già capitato in passato, in visita al battistero paleocristiano di Nocera, di trovare un disegno alle spalle della biglietteria d'ingresso del battistero del Museo Correale di Teodoro Duclair, ma che non avevamo esposto. Finalmente trova luce, ci auguriamo qui vengano e trovano collocazione stabile e definitiva per essere fruiti continuamente e costantemente dal pubblico, per avere una visione piena e totale di questo importantissimo pittore. Le fasi strutturali della sua vita, del suo dipingere, a parte un primo apprendimento avuto con Anton Smit Pittelow, che è un olandese affascinato dalle cromie degli azzurri, olandese proveniente dai paesi del nord, quando arriva nel Golfo di Napoli, e non è a caso solamente un viaggiatore del Grand Tour, ma è anche un artista che interpreta e lei. La guglia di San Gennaro. Nella raffigurazione di un uomo. Casola di Castellammare, Castellammare di Stabia, la Fontana Grande. Sicuramente sarebbe interessante avere almeno delle fotografie accanto allo stato attuale dei luoghi per avere una visione sia paesistica e territoriale, ma anche sotto l'aspetto artistico di che cosa e come è mutato o cambiato. Professore Russo, volete dirci due parole? C'è poi un corpus così importante, quello è quello che non sai mai sembrare, quello è la testa piano. No, ma io direi che la cosa più importante della mostra è che per me è È bellissimo questo lavoro che ci pone al centro uno dei tanti quadri raffiguranti la cattedrale di Palermo, contornato da una serie di disegni. Sicuramente questi disegni accurati e raffinati, così tanto ricchi di particolari, importante, addirittura è quasi, oseremmo dire, è più bello il disegno nei suoi dettagli che il quadro a olio stesso, perché con la punta di china e con la carta sulla quale è appoggiato, perché prevalentemente utilizzava carta bambagia di Amalfi, lo si vede in questo riflesso azzurrino. Ancora Palermo, che è un luogo dove si soffermerà a lungo, e poi il catalogo ci racconta i dettagli. Fatto di viaggiare, di incrociare, di conoscere, di essere in un momento particolare in cui arrivavano dalla madre Russia, da San Pietroburgo, viaggiatori e artisti come Sylvester Chedrin, momento in cui c'era questo incontro tra i viaggiatori, avevano frequentazione con Venezia, Firenze, Roma. C'è uno scambio con questi stranieri di idee e di arricchimenti. Uno, non a caso, è proprio questo sistema di mettere del gesso, l'utilizzo di gesso, a raccontare la lama di luce. E questa è un'idea mutuata da un altro grande maestro, che è Giacinto Gicande, in cui abbiamo una intera sala con 56 quadri qui al Museo Correale. Questa idea di biancheggiare con del bianchetto ottenuto con gesso liquido, quasi acquerellato, per avere questo gioco di luci che mette in evidenza delle emergenze architettoniche. Andiamo alla ricerca della costiera amalfitana, che si sente perché è quella che più...
Popoli, Piazza Grande, Chiesa di San Francesco, Terracina. Sempre ancora con questo utilizzo di biancheggiare e mettere in evidenza elementi strutturali architettonici, ancora il gioco della luce. Rimane sempre il fascino e la ricerca della nostra scuola di posizione, che per avere un allineamento a livello nazionale e internazionale facciamo riferimento a quei macchiaioli toscani e soprattutto a quella scuola di Pont'Aven francese, sempre alla ricerca della una stessa cattedrale raffigurata in più momenti della giornata, ma va oltre questa ricercatezza della luce. La fontana di Sant'Arcangelo che troviamo di sovente, spesso. Ed ecco il battistero di Nocera a cui prima facevamo riferimento. Un disegno bellissimo, straordinario. Che ce lo mostra in tutta la magniloquenza del tempo, 100 e più anni fa, era quasi al centro di una raduna. Il fatto che ci si scende per accedere, che il piano terra, il livello zero, è all'incirca a 6 metri in basso. I testi del catalogo sono di Renato Ruotolo, Luisa Martorelli, Simonetta Fnel, Mario Russo e Andrea Fiengo. La revisione, la correzione bozze, i controlli incrociati, importantissimi per poter poi risalire attraverso numeri di inventario, posti, luoghi e raffigurazioni, sono stati curati dal professore Mario Russo, da Rachele De Angelis, Andrea Fienga e Anna Scala. Ricognizione e sistemazione del fondo disegni della collezione Correale. Questa ricognizione è stata fatta da questo gruppo, felice coincidenza di lavoro, fuori da tutti gli orari e dai canoni di Mario Russo, Rachele De Angelis, Andrea Fienga e Anna Scala. Il tutto il consiglio dell'amministrazione del museo, avvocato Buccini Grimaldi il presidente, professor Domenico Antonio Di Gregorio consigliere e Gaetano Mauro consigliere, il direttore del museo Filippo Merola, che apre il suo intervento sul catalogo ricordando il Regio Decreto del 18 febbraio 1904 numero 242. Emanuele III decretò la fondazione del Museo Correale, che in seguito sarebbe stato definito da Amedeo Maiuri il più bel museo di provincia italiana. Ma la storia del museo comincia molto prima, con il diploma del 13 luglio 1428. Il direttore ne fa un'introduzione meravigliosa, come anche il professor Renato Ruotolo, figlio del fu Giacomo e della fu Carolina Dumay, nato il 24 giugno 1815 in Napoli, provincia di Napoli e di condizione civile, ammogliato con 3 figli, professore aggiunto alla scuola di paesaggio dell'Istituto delle Belle Arti in Napoli per decreto luogotenenziale del 30 aprile 1861, con annuo stipendio di lire 1275. Morto al 2 febbraio 1869. Questi sono i dati biografici ricavati da Renato Ruotolo per quanto riguarda Teodoro Ducler.
Questo ci lascia intendere che, nonostante quei quadretti che abbiamo definito poc'anzi prêt-à-porter, e qui ne stiamo vedendo un'immagine della sezione dedicata a Sorrento, bellissima la Casarlano con la vista delle Ciuscelle, ma a Casarlano sappiamo per certo che c'è stato anche Giacinto Gigante, che amava questi luoghi per andare a ritrarre il paesaggio che si perdeva con una linea d'orizzonte fatta dalla punta del capo e con dietro il Monte Pomeo di Ischia, quindi l'azzurro del mare commistionato a questi alberi che vediamo in primo piano, che più caratterialmente nel suo dipinto Giacinto Gigante li chiama Ciuscelle, la piana dei Carrubi, la Marina d'Equa di Vico Equense, meravigliosa, anche e soprattutto per il disegno meticoloso dell'imbarcazione, sicuramente vele latine e la famiglia Antonetti godrà nel vedere questo tipo di imbarcazione così armato a vela latina. I ruderi dell'abbanzia di San Pietro a Capolla, come sono stati visti nel 1860, meravigliosi. Adesso è quasi tutto scomparso e non rimane altro che un piccolo pavimento. E poi la bellissima cripta di Sant'Antonino. Un disegno meraviglioso di cui si capisce la maestria dell'autore. Peccato che non sia... che non si disponga della versione colorata, che sicuramente avrebbe molto assistito il signor Porzio, che ha restaurato la cripta in basso con l'utilizzo di leggeri azzurrini, parti dorate. Mentre invece altra importantissima abbazia è quella di San Renato, vista nel 1864. Questo pittore vivrà solamente 51 anni, ma la sua produzione è così talmente ingente da farlo passare direttamente alla storia e farlo diventare una pietra miliare nella storia della pittura napoletana, nella scuola di Posillipo. Ancora il Torrino con il Sant'Antonino, giù a Marina Piccola, e soprattutto il campanile ancora intatto di San Renato. Adesso sono rimaste veramente solamente dei ruderi fatiscenti e pericolosi accanto al cimitero di Sorrento. Marina Grande, Luigi Griscuolo giù sicuramente avrà gioito nel vedere questo disegno meraviglioso che racconta sole, pochissime case e la discesa in fondo al mare. Non si vede ancora la villa sopra. Grazie.